Allora, ci aggiorniamo ora sulla notizia con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, la tragica escursione in Maiella da Passo San Leonardo verso Monte Amaro in zona Rava Giumenta Bianca. Vi ricordiamo anche che c'è il nome della vittima, Marco Trozzi, 60 anni, albergatore di Pesco Costanzo, che appunto è caduto scivolando in quota. Buone le condizioni della persona rimasta sostanzialmente illesa, piccole ferite, questa è anche la buona notizia per il terzo escursionista. Ma sulle ultimissime ci colleghiamo con il nostro Marco Prospettini, che ha raggiunto da poco Passo San Leonardo e sicuramente ci può dare qualche ragguaglio in più. Buon pomeriggio Marco, allora cosa sappiamo di quanto accaduto questa mattina? Carmine, confermato quello che hai appena detto, io mi trovo proprio qui sul luogo dove è avvenuto il fatto e è stato recuperato anche il corpo della persona che è purtroppo deceduta. E qui proprio vicino alla mia postazione del soccorso alpino con l'elicottero, il corpo è ancora adagiato qui sul terreno qui del Passo San Leonardo, appunto, e dovrà quanto prima essere spostato. Ecco, Marco, scusa, noi stiamo vedendo ora delle foto di Marco Trozzi proprio scattate qualche giorno fa proprio in montagna. Scusa, tu non puoi vederci naturalmente, per questo ti ho interrotto. Sì. Qui tra l'altro tira un vento fortissimo, tra l'altro c'è il sole comunque. Ci sono appunto i carabinieri della stazione Ramanico, c'è appunto il corpo forestale e praticamente il corpo si trova ancora qui, ancora viene trasportato via, ancora viene portato via. Ci sono anche dei responsabili del soccorso alpino. Sono qui appunto che stanno operando da poco, l'elicottero comunque è ancora fermo e il corpo da quanto prima essere portato via in sostanza, è coperto così chiaramente, ci sono gli operatori che adesso stanno sistemando e quanto prima verrà portato via. Diciamo che le cause ancora sono al vaglio degli inquirenti, si tratterebbe di una slavina. La situazione comunque attualmente è abbastanza tranquilla, nel senso che a livello di tempo le condizioni sono buone, quindi non dovrebbero esserci ulteriori situazioni pericolose per quanto riguarda. Purtroppo nessuno può rilasciare interviste chiedendo un supporto, diciamo, per quanto riguarda le informazioni. Marco, scusa, non ti sentiamo bene, però purtroppo a causa del vento di cui ci stavi parlando. Non so se hai qualcosa da aggiungere in più o se hai qualcuno da portare al tuo... Sì, dicevano che è stato uno scivolamento in sostanza. Scivolato con gli sci. È scivolato con gli sci, ok. Non è stata una slavina in sostanza, okay. Ha perso il controllo degli sci e è caduto e poi praticamente è deceduto in sostanza. Quindi questa è la dinamica che viene ufficializzata in questo momento, caduto dagli sci. In questo momento sì, ho avuto conferma da parte del soccorso alpino e ferologico ad Abruzzo che sono qui a Passo San Leonardo. Quindi in sostanza l'uomo stava con gli sci, stava scendendo con... ecco, mi dicono che sono stati in distanza 600 metri di discesa e poi di scivolamento, poi si è fermato ovviamente, però lui non c'era più niente da fare. Il corpo, come ripeto, è ancora qui sul piazzale qui nei pressi dell'hotel di Passo San Leonardo, dovrà essere quanto prima portato via. Bene. Io ti ringrazio Marco anche per la tempestività con la quale hai raggiunto questa località, insomma ci hai dato notizie in presa diretta in tempo reale e naturalmente ci proporrai un servizio nel corso del telegiornale della sera. Grazie e buon lavoro, noi ovviamente abbiamo aggiornato più volte nel corso del telegiornale su questa notizia, ma vi rimandiamo anche al nostro sito www.rete8.it e sulla nostra pagina Facebook in cui troverete ulteriori dettagli, eventuali ulteriori aggiornamenti.
quello che siamo in grado di dire, perché ne abbiamo avuto testimonianza diretta, è che le condizioni delle altre due persone coinvolte in questa disavventura, purtroppo tragica, per una delle tre, le altre due persone sono in buone condizioni, sono fuori pericolo. Questo è certo, perché insomma abbiamo delle testimonianze dirette.